Ciao ragazzi, nuovo episodio della serie di Willy Venom e ho subito una brutta notizia da darvi. Questo qua purtroppo sarà l'ultimo episodio della serie di Willy Venom per FIFA 22. Sì raga, so che molti di voi stavano seguendo questa serie e tutto quanto, ma vi devo dire la verità, c'ho tantissimi video da registrare, tantissimi contenuti da fare, quindi preferisco mettere un attimo da parte la serie di Willy Venom con l'ultimo episodio, chiudiamo in bellezza, per poi ripartire su FIFA 23 dall'inizio da settembre, perché qua abbiamo iniziato tardi, abbiamo iniziato praticamente a giugno la carriera e mi sono reso conto che andando avanti non saremmo comunque riusciti a finire la sua carriera, cioè avremmo fatto al massimo ancora un anno, quindi ho preso questa decisione di interrompere questa serie per potervi portare tutti gli altri contenuti che sto preparando in questi giorni, per continuare a portarvi un video al giorno, per portarvi video challenge di qualità, tornei e cose che vi piacciono. Quindi raga, prendiamo il pad alla mano per l'ultima volta e andiamo dentro con la carriera di Willy Venom, ultimo episodio. Mi fa male dire questa frase, mi ero affezionato al mio Willy. Allora raga, visto che mancano veramente troppe giornate e in un video non ci stanno ovviamente tutte le partite, io direi di mettere da parte il campionato portoghese, che tanto siamo al settimo posto, ormai le zone alte della classifica sono in fuga, e di giocarci solamente la Conference League, visto che abbiamo passato i gironi. Cerchiamo di chiudere la carriera di Willy Venom su FIFA 22 con la Conference League, o almeno con un buon piazzamento. Quindi tutte le altre le andremo a simulare. E la prima di Conference, il turno preliminare contro il Lille. Dai Braga, dai Willy Venom, chiudi al meglio la carriera. Non siamo neanche titolari, ci fanno entrare al 62esimo, ok? Siamo sotto di 2, eh? Vabbè. Vinciamo la Conference League per 0,25. Poi mi chiedo com'è possibile che non siamo più titolari in questa squadra. Cos'è successo? Non ricordo bene l'ultimo episodio, ma non mi sembra che fosse andato così male. Ah, ce l'avamo infortunati, ecco perché. Siamo appena tornati dall'infortunio. Bravo Venom, col fisico. No, brutto passaggio. Dai Purti, sveglia che siamo sotto di 2. Bravo che me la dai, vado da solo. Non vinco manco un rimpallo per sbaglio, raga. Schettin, ce la ridà. Andiamo. Dentro. Venom. Ancora. Da solo. Oh, era un bel passaggio. Perdiamo 2-0 all'andata. Ci va un miracolo al ritorno, raga. Speriamo ci faccia giocare dal primo minuto. Intanto il mister ci dice che ci ha messo sul mercato perché non siamo nei progetti della squadra. Peccato che questo è l'ultimo episodio. Sennò poteva essere un qualcosa di interessante vedere dove ci avrebbero mandato. Io comunque, se arriva qualche offerta, voglio vederla per curiosità. Tanto siamo saliti a livello 20, quindi finalmente possiamo andare a potenziarci l'archetipo bomber. Era anche ora. Siamo diventati un fenomeno davanti. Ah, siamo diventati 84 di valutazione sbloccando l'archetipo bomber. Ok. Ed è giunto il giorno del ritorno, raga. Dobbiamo fare un'impresa. Nulla da dire. All'andata abbiamo perso 2-0. Ci fanno entrare al 57esimo e siamo sotto 1-0, tra l'altro. Vabbè, raga, siamo praticamente fuori dalla conference, diciamocelo. O faccio un miracolo qua o siamo fuori dalla conference. Ah, diciamo che la squadra non aiuta, ecco. Ma come li faccio 3 gol in mezz'ora io? Ogni 10 minuti, raga, dai. Entro il 70esimo dobbiamo fare il primo. Bravo. Provo dentro, l'assist. Dai, è arrivato il primo gol. Dai, 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 dai. Prendi la palla e portala a centrocampo, bro. Bravo Franco, che me la dai. Sai che sono veloce, sfrutto velocità, me ne vado. Ha chiesto fenomeno. Ancora dentro. Franco, no, cosa ha preso? Mettiamo offensiva, non posso metterlo io, mister. Metti qualcosa, fai dei cambi. Ma mi sa che solo io ci credo, eh. Niente, 83esimo, raga. Ci abbiamo creduto, che vi devo dire. Purtroppo ci abbiamo creduto solo noi. I nostri compagni e il mister no. Dan 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 dan. Siamo fuori dalla conference. Io ho fatto gol, raga, ma purtroppo non basta. Finita, raga, abbiamo fatto il possibile. Gol e assist al ritorno, ma partita che finisce 2-2, siamo fuori dalla conference. A questo punto io volevo farvi vedere tutta la conference in sto video, ma siamo usciti al primo turno, non per colpa nostra. Quindi ora capiamo un attimo come giocarcela, cioè come gestirci questa parte finale dell'ultimo video della carriera di Willy. Allora, analizziamo un attimo la situazione. Ah, siamo ancora in tacca portoghese, raga. Allora io direi che andiamo a giocarci ancora la semifinale di tacca portoghese e l'eventuale finale, dai. Ed ecco qua una delle partite più importanti della carriera di Willy Venom, che si gioca il ritorno della semifinale contro il Vitoria. All'andata era finita 1-1, ora siamo più forti però, ora siamo un 84 di overall, e però ci hanno spostato ad ATS, vabbè. Tra l'altro vorrei ricordare che il mister ci ha messo sul mercato, ok. Questa potrebbe essere la penultima partita di Willy Venom in caso di finale. Poi tranquilli che comunque su FIFA 23 tornerà Willy Venom, ma lì dall'inizio, da settembre. Dammela, che lo provo. Tutto pazzo, Willy! Oddio, che palo ho preso, raga! Mamma mia! Ma fammelo rivedere, ti prego. Ma che gol stavo facendo? Controllo e di prima il tiro. Mamma mia! Timed verde, ma niente. Siamo da soli.
finta. Il tiro col mancino! Sfoda il portiere, sfoda il difensore. 2-0 e qualificazione in finale praticamente ottenuta. Occhio che la riaprono! A 5 dalla fine fanno il gol che accorcia le distanze. Dobbiamo difendere, raga. Andiamo alla bandierina! Andiamo alla bandierina! Willy! Ah! Come i peggiori tryharder di FIFA! Sta alla bandierina, ma la perde Willy! Però è ancora nostra, va bene così? No! Non so se prendiamo gol adesso per colpa mia! Fischia, direttore, finita! Siamo in finale! Siamo in finale! Il Braga in finale! Prima finale per Willy! E la finale sarà contro il Vizela, che ha vinto per un totale di 5-0 contro il Boavista. Aia! Attenzione, raga! So che non ci interessa niente perché, come vi ho detto, questo è l'ultimo episodio. Mi è arrivata l'offerta dal Liverpool. Io accetterei, raga. Non vorrei solo che accettando non mi fa giocare la finale. Io accetto l'offerta. Spero che mi faccia comunque finire la stagione qua. Accettiamo, raga, per forza. Non ci credo, raga, ci hanno anche convocato la nazionale italiana. Cioè, io dico che l'ultimo video di Willy Venom e loro ci convocano per la nazionale italiana e il Liverpool ci prende in squadra. E attenzione, raga, debutto con la nazionale Italia-Ungheria. Vabbè, raga, questa la giochiamo per forza. Siamo titolari davanti a fianco a Chiesa e Insigne. Ma che spettacolo. No, vabbè, è tutto successo così rapidamente. Ma che cavolo. Guarda lì, maglia numero 16, Venom. Giochiamo, raga, che vi devo dire? Non lo so, mi spiace perché è l'ultimo episodio, ma siamo in nazionale, che spettacolo. Ci ha chiamato il Liverpool, è tutto troppo bello, raga. Non lo so, raga, sta cosa mi fa avere i ripensamenti. Facciamo così, raga, io vi ho detto, voglio interromperla sta carriera per tutti i motivi che vi ho elencato inizio video. Però, raga, non lo so, se vedo che c'è dell'interesse, raga, io posso anche magari continuarla, non con un episodio di 2 giorni, magari un po' meno, però siamo in nazionale, c'è il Liverpool. Quindi non so, facciamo così. Se volete veramente che continuo questa carriera ancora su FIFA 22 e non la interrompo, commentate tutti con hashtag WillyVenom. Vediamo quanto è il supporto. In base a quello, raga, capisco. Però vi dico, al 90% la interromperò. Anche perché avevo deciso di interromperla al 100%. Poi andiamo in nazionale, ci chiama il Liverpool, succede di tutto. Quindi diamogli una piccola speranza, dai. Sarete voi col vostro supporto, commentando con hashtag WillyVenom, a decidere se questa carriera dovrà andare avanti o no. Ora però, raga, concentriamoci su questa partita che è il nostro debutto in nazionale e deve essere un bel ricordo. Cerca il compagno in mezzo ma sono tutti bassi, allora deve scaricare fuori per Verratti che la mette per Barella e arriva il gol, siamo avanti. Fine primo tempo 1-0, abbiamo propiziato il gol del vantaggio, poi però abbiamo fatto poco altro. Willy, buon roll, il mancino, salva tutto Gulaci. Ho spazio, lo provo, ancora Gulaxi, incredibile. E arriva ancora la parata di Gulaxki, non ci credo, non ci credo. Tutte ce le ha prese, raga, tutte. E finisce 1-1, ma va bene così, un ottimo debutto per Willy Venom. Qualche difficoltà nel primo tempo, un po' di ansia, un po' di tensione, ma nel secondo tempo siamo sbocciati, abbiamo riempito di tiri l'Ungheria, ma Gulaxki li ha salvati in più occasioni. Vabbè, va bene così, va bene così. Mamma mia, che emozione, debutto in nazionale. Ma dopo l'esperienza bellissima in nazionale, raga, torniamo alla realtà, torniamo al Braga. Quindi il Liverpool ci ha accettato, fammi capire un attimo. Ah, passerà alla squadra Liverpool a inizio mercato. Raga, io vado a simulare tutte le partite fino alla finale, che ho visto che è tipo il 20 maggio. Quindi vi velocizzo qua. E ci siamo, 20 maggio 2023, l'ultima partita per Willy Venom con la maglia del Braga e contro il Vizela, in finale di Taça Portuguesa. E forse, anzi molto probabilmente, anche l'ultima partita di Willy Venom per FIFA 22. Ma come vi ho detto sarete voi a deciderlo. Se ci tenete che questa carriera vada avanti con la maglia della nazionale, con il mondiale che sta per arrivare e con la maglia del Liverpool in campionato, commentate con hashtag Willy Venom. Ma ora abbiamo una coppa da vincere, raga. È la nostra prima finale in carriera. È la finale di Coppa Portoghese contro il Vizela, che non so se è una squadra forte o scarsa, ma a noi non interessa, dobbiamo solamente vincere. Dai che voglio chiudere con un trofeo, la mia avventura al Braga. Ce la facciamo dare, andiamo dritti, la finta, ne saltiamo due, scarico dentro, sì, 1-0, Andre Horta, che azione magica, ovviamente iniziata dai nostri piedi. Vedo il movimento del compagno, gliela passo, lui va di prima. Che passaggio, Willy! 2-0! Gol in finale ed un gol importantissimo! Allora andiamo a fare il cane pazzo, forse per l'ultima volta. In questo momento mi sento tipo Darwin Núñez, che passa dal Portogallo al Liverpool. Beh, comunque ufficiale, hanno venduto Mario G, raga, incredibile. Vergognoso, oserei dire. È finita! Siamo campioni! Willy Venom vince la sua prima coppa! Il Braga vince la Taça Portuguesa!
2-0 il risultato in finale, non c'è la premiazione, non mi chiedete il perché, ma l'importante è che abbiamo vinto la nostra prima coppa. Guardate che bello, Franco. Campioni della Taça portoghese, e andiamo. Annunciato il miglior giocatore del torneo. Oh oh, guarda un po' chi è il miglior giocatore del torneo. Terminiamo la stagione, raga, e andiamo a indossare la maglia del Liverpool. Premier League! Fatemi vedere la presentazione, dai, eccola qua. Guarda qua che belli che siamo con la maglia del Liverpool. Ci hanno dato pure il numero 9, raga. Quando Klopp mi ha proposto il contratto non ho potuto dire di no. Non capita tutti i giorni di poter lavorare con un gruppo di ragazzi così in gamba, ha dichiarato Willy Venom. E niente, raga, però come vi ho detto, questo al 99% è l'ultimo episodio di questa serie. Mi spiace perché comunque siamo andati in nazionale, siamo andati a Liverpool, avremo tante belle cose da fare, però... non lo so, raga, non lo so. Ve l'ho già detto più volte nel video. Se volete che questa serie vada avanti, scrivete qua sotto nei commenti hashtag Willy Venom. Se vedrò tanti commenti, valuterò di portare avanti ancora questa serie per tutto agosto e tutto settembre. Per questo video è tutto, raga. Sapete cosa fare. A presto!